Vanno tutti a processo i 4007 egiziani accusati del rapimento e della morte di Giulio Regeni, il 28enne ricercatore di origine friulana, sequestrato il 25 gennaio del 2016 al Cairo e poi trovato senza vita dopo 9 giorni di torture il 3 febbraio lungo la strada che collega la capitale ad Alessandria d'Egitto. Lo ha deciso il GUP Pierluigi Balestrieri, che accogliendo le richieste della procura ha rinviato a giudizio il generale Sabir Tariki, i colonnelli Husam Helmi, Hatar Kamel, Mohamed Ibrahim e il maggiore Magdi Ibrahim Abdellai Sharif. La richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dei quattro era stata firmata dal procuratore di Roma Michele Prestipino e dal PM Sergio Colaiocco. Il processo, fissato per il prossimo 14 ottobre, sarà celebrato davanti alla Corte d'Assise di Roma. Balestrieri aveva respinto l'eccezione dei difensori dei quattro agenti dei servizi segreti egiziani. Gli avvocati degli imputati chiedevano un rinvio per l'assenza dei quattro in udienza. Secondo il GUP, da parte loro è stata volontaria la sottrazione dal processo. La copertura mediatica capillare e straordinaria, ha detto, ha fatto assurgere la notizia della pendenza del processo, ha fatto notorio. L'udienza va dunque avanti con le richieste di rinvio a giudizio. In una memoria il PM scrive che tutti gli imputati hanno avuto certamente notizia dell'esistenza del procedimento penale italiano, essendo stati tutti e più di una volta ascoltati dalla magistratura egiziana a seguito di richiesta rogatoriale di questo ufficio. In aula c'erano anche i genitori di Giulio, Claudio e Paola. A parlare anche per loro, non senza emozione, l'avvocato Alessandra Ballerini. È una giornata per noi molto importante. Oggi sono 64 mesi da quel 25 gennaio in cui Giulio è stato preso e finalmente abbiamo l'inizio di una verità processuale. Un giudice oggi ha riconosciuto consistente e convincente tutto il quadro probatorio che è stato costruito col faticoso lavoro di questi 64 mesi della Procura di Roma insieme con Ross e Sco e anche col nostro lavoro e quindi iniziamo a sperare fondatamente che almeno il diritto alla verità non sarà tra i diritti inviolabili che sono stati lesi su Giulio. Tutti gli altri diritti sono stati violati su Giulio. Quindi grazie anche a voi che avete aspettato tutto questo tempo, continuate a starci vicino, al fianco, come dice sempre Presidente Giulietti. E la strada è ancora lunga, ma è un buon inizio ed è anche un buon traguardo.